sulla costa settentrionale della Sicilia, al centro del golfo tra le penisole di Milazzo e il promontorio del Tindari, di fronte alle splendide isole Eolie, in una fertilissima pianura, si sviluppa il grazioso comune di Terme Vigliatore, connubio perfetto tra passato e presente, luogo baciato dal sole, in cui si intrecciano leggende, eccellenze produttive e paesaggistiche. Sono Bartolo Cipriano, sindaco di Terme Vigliatore, una cittadina di 10.000 abitanti che si trova sulla litoranea tra Capo Tindari, il famoso santuario, e Capo Milazzo. Si arriva attraverso l'autostrada, la Messina-Palermo, uscita a Barcellona. Terme Vigliatore fonda la propria economia su due filoni importanti: il centro termale con le acque sulfuree, acque miracolose, dove vengono fatte cure idropiniche, fangoterapia, massaggi, e il centro Messeghè, unico nel meridione d'Italia, che è molto rinomato. E un altro filone importante è il settore florovivaistico, ci sono 300 aziende circa nella nostra comunità, produciamo piante ornamentali con delle particolarità, agrumi e ulivi. Famoso centro fin dal tempo dell'Impero Romano per le qualità terapeutiche della sorgente d'acque termali, la storia di Terme Vigliatore si perde nella notte dei tempi. Testimonianza è la villa romana in località San Biagio, che scavi archeologici hanno portato alla luce. La Villa Patrizia è importante non solo per l'eleganza dei mosaici degli ambienti termali, ma soprattutto per la distribuzione dei settori abitativi, che offre una lettura così chiara dell'architettura romana da essere utilizzata come villa base per la comprensione degli ambienti di altre ville molto più complesse e articolate. Un ambiente archeologico, la villa romana di San Biagio, che venne riportata alla luce negli anni 50 mentre si procedeva allo smottamento del terreno per la piantagione di un vigneto. Sono stati effettuati degli scavi, la prima campagna avvenne nel 1951, poi nel 52 e poi nel 56. Comunque una villa definita villa suburbana al centro di un vasto latifondo, quindi una villa che è aristocratica, che praticamente comprende anche una zona rustica. Gli ambienti sono ben distinti e ben definiti e ruotano attorno ad un peristilio paliportico. Questa villa, ripeto, una villa definita di lusso, ebbe due fasi costruttive. La prima risale alla seconda metà del primo secolo a.C., nel periodo tardo repubblicano, e questo lo possiamo notare da un esempio eclatante di pavimentazione in signino con tallessatura marmorea policroma. In seconda fase, nel primo secolo d.C., nel periodo Giulio Claudio, praticamente la villa ebbe una seconda fase costruttiva, fu ampliata e migliorata nel suo modesto splendore. Lo evidenziano
gli ambienti termali che diciamo, cioè, sono di una tecnica molto raffinata sia dal punto di vista decorativo sia dal punto di vista, diciamo, architettonico. Un'attenzione particolare merita la decorazione figurata del frigidarium. L'ambiente per il bagno freddo, infatti, fu probabilmente pavimentato a mosaico in bianco e nero nella seconda metà del secondo secolo d.C. e ha come soggetto un'imbarcazione con tre pescatori a bordo e una teoria di pesci e delfini. Purtroppo, cioè, c'erano dei mosaici figurati e sono andati quasi tutti perduti proprio perché le suspensure degli ambienti del calidario e del tepidario sono sprofondati, per cui c'è rimasto il, diciamo, il mosaico figurato del frigidario. Rappresenta una scena di pesca, attorno ad una barca ruotano vari tipi di pesci, fra cui il pesce spada. Quindi questo nota effettivamente come la storia artistica ci lasci effettivamente dei messaggi, perché attraverso questo mosaico, ammesso che cioè, i libri ne parlino, attraverso questo mosaico riusciamo a conoscere, cioè apprendiamo che la pesca del pesce spada, cioè, risale al periodo dei romani. Il mosaico figurato, se noi lo confrontiamo con i mosaici arditi delle ville di Piazza Armerina, del Tellaro e di Patti Marina, praticamente ci perde di tono, e questo perché lo stile è sommario, nel senso che fu prodotto da un artigiano del luogo, mentre i mosaici delle ville di cui ho fatto cenno sono state opera di maestri africani che migrarono in Sicilia, soprattutto a partire dal III secolo d.C., grandi maestri che hanno usato degli stilemi diversi. Il prestigioso patrimonio storico-culturale della cittadina messinese, oltre alle maestose ville immerse nel verde e circondate da parchi con alberi secolari e piante rare, annovera fra i tanti edifici sacri la chiesa dei Benedettini, dedicata a Santa Maria delle Grazie, patrona di Terme Vigliatore. La chiesa fu eretta nel 500, dove da secoli si svolge la Fiera di Termini, importante snodo di smistamento dei prodotti già prima dell'autorizzazione data dal re Filippo IV nel XVII secolo. L'edificio sacro a unica navata al suo interno custodisce opere d'eccezionale bellezza. Oltre alle statue ottocentesche che si trovano nelle nicchie delle pareti laterali dell'edificio, nella chiesa è possibile osservare una statua della Madonna del XIII secolo. Domina la parete dell'altare un bellissimo mosaico della Madonna delle Grazie. Graziosa è anche la chiesa di San Biagio. Caratteristiche di Terme di Vigliatore sono le corti, gruppi di case semplici e armoniose, che nella loro struttura architettonica rispecchiano l'antica configurazione della corte del barone Franchini, personalità illustre del borgo messinese. La corte rappresenta l'ambiente tipico di Terme di Vigliatore ed è la testimonianza di un laborioso passato contadino. La Fonte di Venere, citata dagli autori classici Plinio il Vecchio e Marco Arezio per le sue acque sulfure e dalle qualità terapeutiche, ancora oggi richiama molti turisti, facendo da volano al tessuto economico della cittadina messinese.
Infatti, intorno al complesso termale è nato il comprensorio Parco Augusto. Sviluppato su una superficie di oltre 35.000 metri quadrati e arricchito da hotel. Da una grande piscina scoperta, da un centro di riabilitazione termale e da un centro congressi con ristoranti all'avanguardia. Inoltre, il parco ospita il centro benessere e bellezza Messeghe, unico in Sicilia, e comprende una splendida spiaggia riservata agli ospiti che vogliono bagnarsi nelle calde acque del Tirreno o preferiscono rilassarsi guardando i crepuscoli delle Isole Eolie. Il nostro splendido comune si colloca fra Capo Milazzo e Capo Tindari, di fronte alle Isole Eolie. Per la particolare orografia del territorio e della lunghissima costa che esso detiene dentro di sé, possiamo dire che è un paese molto ospitale, ha parecchie strutture ricettive, possiamo contare su 5 alberghi, 2 B&B, 2 fittacamere e un camping. Disponiamo di circa 550 posti letto. Fin dagli anni 60 il nostro paese è stato meta di turismo e adesso stiamo lavorando affinché gli antichi splendori ritornino con successo, in modo che le persone ritornino a visitarci. Oltre al settore turistico balneare e termale, importantissimo per l'economia del centro messinese è anche il settore vivaistico, agrumicolo e olivicolo ornamentale. I vivaisti di Terme Vigliatore sono stati i pionieri di quest'arte, riuscendo a creare piante ornamentali uniche, apprezzate in tutta Italia. Passione, inventiva, impegno e competenza hanno portato negli anni a far nascere circa 150 aziende vivaistiche per una superficie investita a vivai che si aggira intorno ai 157 ettari di terreno. L'altra parte dell'economia, che è da anni che traina tutto il sistema del paese, è quello florovivaistico. Diciamo più impropriamente florovivaistico perché è proprio vivaismo quello che si fa in questo comune. Un'economia che nasce così negli anni 60-70 come economia basata sugli agrumi, commercializzazione degli agrumi. Nella fase di crisi i nostri imprenditori si sono ingegnati dedicandosi invece alla coltivazione di piantine sempre di agrumi, ma questa volta non più a scopo alimentare ma di tipo ornamentale. Diciamo che questo tipo di trasformazione ha portato un'inversione di rotta nell'economia,
perché questo è stato apprezzato, questo prodotto, prima nel nord Italia e adesso da anni viene esportato in tutti i paesi europei, anche nord europei, dalla Danimarca, Scandinavia. Quindi e naturalmente si capisce bene l'importanza che questo può avere per l'economia locale, perché oltre alla manodopera che viene utilizzata, non dobbiamo dimenticare tutto l'indotto che è legato a questo. Le caratteristiche di questi prodotti quali sono? I nostri imprenditori hanno creato delle piante di agrumi, limoni, arance, mandarini, in modo particolare, creando delle vere e proprie, possiamo dire, opere d'arte, e vengono esportati, come dicevo prima, in tutta l'Europa. Di recente noi abbiamo avuto un incontro con dei mediatori stranieri che hanno fatto visita ai nostri vivai ed hanno apprezzato notevolmente il prodotto, tant'è che si è avuto anche un incremento dell'esportazione. I succosi agrumi di Sicilia, vanto dell'isola nel mondo, vengono trasformati nello stabilimento industriale all'avanguardia di Terme Vigliatore. Oltre ai succhi di arancia rossa, limone, mandarino e arancia, la lavorazione degli agrumi dà vita a estratti, oli essenziali, scorze cubettate ed essiccate. Accanto a questo settore florovivaistico dobbiamo menzionare anche una grossa industria di trasformazione agrumaria. Che ha una sua valenza dal punto di vista dell'economia, in quanto occupa parecchia manodopera locale. E in questo caso quindi l'interesse di tipo economico è legato all'impiego di manodopera. Il prodotto che viene lavorato in questa azienda, oltre a provenire da piccoli fondi ancora oggi coltivati ad agrumi, quindi mandarini, limone, arance, locale, provengono però dall'intera Sicilia, anche dalla Calabria. E questa industria provvede alla trasformazione del prodotto originario con produzione di succhi ed essenze, che anche queste vengono poi commercializzate in tutta Europa. Quindi questo è un settore anche interessante per l'economia del paese. Quindi alla fine noi possiamo dire che accanto al settore di tipo turistico, con l'interesse che abbiamo per una struttura soprattutto di tipo di bene architettonico, il mare, che è un altro bene che abbiamo, un'altra risorsa naturale che è quella delle terme, e poi abbiamo sul piano più prettamente industriale questa azienda di trasformazione agrumaria e tutte le aziende agricole che si occupano del vivaismo.
L'estro artistico e la creatività degli abitanti di Terme Vigliatore si esprimono anche grazie al laboratorio artistico di ceramica e al laboratorio informatico di giornalismo, creati utilizzando sapientemente i fondi PO. Eccellenze artistiche, paesaggistiche e produttive da millenni caratterizzano Terme Vigliatore, splendido angolo di Sicilia.